Tornano al centro i medici di famiglia e del loro ruolo. Si è parlato oggi in un incontro virtuale organizzato dal partito di Carlo Calenda, Azione, che chiede anche le case della salute. Dario Morricone. Via internet l'incontro tra attivisti di Azione, persone interessate ed esperti del settore per parlare di sanità e Covid-19. Ospite e relatore Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Torino. Un incontro lungo con tanti interventi, al centro soprattutto le novità che riguardano i medici di base. La novità più importante di tutte è il fatto che i medici di famiglia sono autorizzati a mettere in quarantena la persona con sintomi correlati a Covid, sintomi sospetti. Quindi non ci sarà più bisogno di aspettare che ci sia un tampone positivo. E si è discusso proprio di tamponi, di dispositivi di sicurezza, di sanità, con il moderatore Carlo Diaferia, medico e coordinatore del gruppo Torino Azione Sanità. Un ruolo centrale del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta, dotandolo di strumenti per poter fare una corretta visita in assoluta sicurezza e tranquillità. Due, rivedere la politica delle RSA, che sono state molto sguarnite da un punto di vista di personale sanitario. Terzo, evidentemente, bisogna cercare di pensare una diversa organizzazione sanitaria regionale, ripristinare gli ospedali di continuità assistenziale e creare quello che si era iniziato a fare, le case della salute. Proposte che verranno formalmente avanzate alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, con una mozione di indirizzo a firma del consigliere comunale di Azione, Claudio Lubatti. Cinque giorni dopo